Ben ritrovati con il TGL News delle ore 16. Tre banditi incappucciati arrivati a bordo in una vettura scura hanno fatto saltare il bancomat presente nella struttura del consorzio agrario a Vigolo Marchese. È accaduto attorno alle 3 di questa notte. I malviventi sono poi fuggiti con il bottino ancora da quantificare, lasciando a terra la bombola di gas usata per l'esplosione. Il furto ha provocato danni enormi alla struttura del consorzio agrario, indagano i carabinieri. Un 24enne piacentino è stato sorpreso in piazza De Cristoforis a Borgo Novo mentre spacciava droga ad alcuni ragazzi in pieno giorno. Il giovane è stato notato dal maresciallo Cosimo Scialpi in quel momento libero da servizio, che lo ha subito arrestato. Il ragazzo aveva con sé 14 grammi di marijuana e 180 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Suo figlio ha avuto un incidente stradale, servono subito 3.800 euro, altrimenti passerà dei guai. Con queste parole, un uomo che si è presentato come agente ha telefonato a una pensionata di 88 anni residente a Piacenza. Uno sconosciuto si è poi presentato poco dopo all'abitazione della signora in via Taverna per riscuotere la somma, con la donna che, non avendo con sé i contanti, gli ha consegnato i gioielli. Sulla truffa stanno indagando i carabinieri della radiomobile. È già vigilia di campionato per le due squadre di calcio piacentine impegnate nel girone A di Serie C, con il Piacenza che affronterà domani in casa il Gavorrano e il Pro che se la vedrà invece con la Viterbese in trasferta. A questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con il TGL News è alle ore 18.